Mi chiamo Eleonora Ingannamorte, nata e cresciuta a Milano e poi adottata da Torino per un paio d'anni per studiare alla scuola Holden. Alla Holden ho frequentato un college che, per quanto mi riguarda, era il più versatile, cioè era quello che ti dava più possibilità, più competenze per unire puntini lontani, quindi vedevi tante cose, vedevi tanti mondi diversi, dal design alla scrittura vera e propria, nuda e cruda, alla parte più audiovisiva. Ne ho visto tante cose diverse, ma il filo rosso che le legava tutte era proprio la capacità di immaginare, creare dei mondi, dare forma a questi mondi, anche unendo appunto dei temi, dei contenuti, puntini che tendenzialmente non avresti mai accostato. Invece li mettevi insieme e vedevi la magia. Stufa dei miei studi precedenti, estremamente teorici, cercando qualcosa di diverso, qualcosa di un po' disruptive, qualcosa di mi stimolasse anche l'immaginazione, ho incontrato la Holden. Cercavo qualcuno che mi insegnasse un mestiere, davvero, che mi lasciasse le competenze veramente, e le ho trovate. La cosa bellissima che si trova qua è il fatto che si lavora con professionisti del settore. Quindi persone che tutti i giorni effettivamente mettono in pratica quello che poi ti insegnano, ti danno tantissimi stimoli pratici e il curriculum viene cambiato in base anche alle esigenze della classe, alle esigenze, ai trend attuali, senza focalizzarsi su questo è così, sui libri, questo è il percorso, facciamolo. Dipende ovviamente dall'esperienza di vita personale di ogni persona che arriva qui, però per me ad esempio è stata la prima volta fuori casa, la prima volta in cui mi sono fronteggiata con la vita adulta e quindi è stato proprio un percorso sia professionale, personale, di una serie di domande che ho iniziato a farmi, sia proprio di sfide di vita da affrontare. Attualmente lavoro in una società finalmente indipendente di Milano e in cui mi occupo di accompagnare grandi organizzazioni, principalmente multinazionali, in processi di trasformazione e cambiamento organizzativo, con un focus specifico su cultura e persone. Si passa da applicare contenuti di scrittura vera e propria a contenuti di immaginazione, creazione di percorsi per appunto le persone e le organizzazioni con cui lavoriamo, alla creazione di contenuti multimediali, alla parte più invece gestionale del project management, quindi c'è tanta roba.